preliminare per i magistrati della Corte dei Conti. Noi abbiamo pochi procedimenti ma molto buoni, siamo una magistratura di qualità in tutti i casi, anche quella disciplinare. L'intervento del procuratore Galtieri ha toccato diversi profili, solo un accenno al rapporto tra l'azione contabile e il procedimento disciplinare, ma lo stesso possiamo estenderlo all'azione civile, all'azione penale. Noi magistrati, quando verghiamo una sentenza, quando firmiamo una sentenza, traspare netta la valenza anche disciplinare di ciò che siamo andati a giudicare in sede civile, in sede penale. Non dico solo il penale, perché in penale è palese molto spesso la ricaduta: se il protagonista è un pubblico dipendente, prende mazzette o timbre beige ed evapora o fa cose strane, è evidente la ricaduta disciplinare. Ma e quindi c'è un obbligo di trasmissione sancito da varie norme da sempre, dal codice di procedura penale, addirittura l'aver iniziato l'azione penale, la riforma Brunetta, la trasmissione delle sentenze. Ma quello che vi sto dicendo vale, a mio avviso, e questo è stato trascurato anche dalla riforma Madia, era un'occasione meravigliosa per farlo, che molto spesso questa valenza disciplinare emerge anche in sentenza della Corte dei Conti, in sentenza del giudice civile. Ecco, io vedo molti civilisti presenti. Molto spesso, quando si condanna in nome del popolo italiano la pubblica amministrazione, ovvero comuni, province, aziende ospedaliere, il Ministero dell'Interno e così via, dietro a questa condanna non c'è uno sbaglio della pubblica amministrazione, che non è un'entità antropomorfa di ascarelliana memoria, l'omone. Ecco, chi sbaglia non è la macchina amministrativa, l'ente, è una persona fisica che ha un nome e cognome. E lo stesso vale anche in contenziosi, ecco, gli amici della Guardia di Finanza, ecco, si annulla un accertamento. Può essere fisiologico questo, ma a volte è patologico, cioè c'è un cialtrone che ha fatto un accertamento fondato sull'acqua, sull'aria fritta, e questo ha immesso in moto, a mio avviso, profili di danno erariale, ecco, il famoso danno da disservizio evocato dall'amico Claudio Galtieri. C'è gente che pure di fare statistica ha fatto accertamenti fondati sull'aria fritta, e questo lo possiamo moltiplicare in tante altre casistiche. Allora, qual è la piccola modesta proposta? Siccome si amano ormai scrivere testi che si chiosano con una clausola invarianza finanziaria a costo zero, è diventata una frasetta magica che si mette in ogni testo di legge, la mia proposta è a costo zero, che si imponga un obbligo, non una facoltà, un obbligo a qualunque magistrato, quando verga una sentenza, se accerta fatti di valenza disciplinare, che si trasmetta all'UPD. Alcuni di noi lo fanno facoltativamente, con Claudio a Milano più di una volta abbiamo trasmesso sentenze al Consiglio dell'Ordine, medici, di architetti, a pubblici, per pubblici dipendenti, perché noi non sappiamo se è stato attivato il procedimento disciplinare. E perché? Perché quando poi te la manda un giudice, una segnalazione, è un po' più difficile che nicchi un ufficio procedimenti disciplinari, sarebbe una proposta a costo zero. Detto questo, passerei la parola al generale Roberto Bertetti, capo del primo reparto personale dello Stato Maggiore della Guardia di Finanza, che ci illustrerà il potere disciplinare nelle forze armate. Le forze armate, dovete sapere, sono tra le poche amministrazioni che fa realmente i procedimenti disciplinari, forse anche troppi, ne parlavamo scherzosamente, per alcune condotte talvolta anche extra lavorative che per un dipendente civile farebbero sorridere, e i militari invece perseguono, perché indossare la toga o la divisa è importante, e bisogna preservare, questo mi autolimito, bisogna preservare questa divisa. Vediamo come funziona il sistema disciplinare nelle forze armate. Prego, generale.